Amici neuroni, bentornati a Mondo Custom, il vostro programma di motori. Ti vedo con una lacrima, Tony. Sì, purtroppo no, purtroppo no. Allora, finisce questa parentesi, diciamo, motoristica di Mondo Bravo. Custom, ma continuerà con Custom Mazzate. Vi porteremo sul ring. Siamo bipolari. Siamo un pochino bipolari. E a grande richiesta abbiamo qui Sapo Nazionale, L'ospite d'onore. Perché grazie, ragazzi, tu devi sapere, Roberto, grazie per l'invito. A lui non gliel'ho detto, devi sapere, Roberto, ma tu lo sai meglio di me, perché sei tu che controlli le mail. Sono arrivate delle lettere elettroniche. Paravion, bravo. Dall'altra parte del mondo, dove si sono complimentati. Capiranno, ah, sì? Sì, si vede che magari sono immigrati, magari quelle due battute lì in milanese hanno detto chissà che lingua parla, ha tirato. E abbiamo detto: Sapo, non prendere impegni, ritorna qua al bar Gatton Euro, ritorna in istituto da noi e raccontaci altri nanettoli, vero? No, va bene. Okay. Partiamo col primo. Ti do l'invito. Carlo Guzzi, sì? Ha un fratello, esatto, che si chiama Giuseppe Guzzi. Chi l'ha visto? Esatto, chi sembrava un po' quasi detto Naco. Ecco, parlaci di Naco. Cioè, Carlo Guzzi si chiamava Tai. Tai, il soprannome. Tai. Mentre, bravo. Non ci è pervenuto l'origine di questi soprannomi. Non lo sappiamo. Non si vede. Giuseppe Guzzi. Era il nome che gli dava la mamma. La mamma. Naco, il motivo non lo so. Naco. E cosa ha fatto Naco? Naco, prima di tutto bisogna distinguere i due personaggi. Due personalità diverse, giusto? Completamente diverse. Mater certa, pater non si sa. Carlo Guzzi, esuberante, espansivo. Il Naco Guzzi più posato, sì, che soffriva il caldo, riflessivo, e soffriva il caldo. Il caldo. Odiava il caldo. Tant'è che lui svernava Mandello, prendeva la moto e voleva andare in montagna al fresco. E ti dirò di più: quando lavorava al tecnigrafo d'estate era là a torso nudo. Hai capito? Bello, col suo fisico scultoreo. Esatto. A disegnare cosa? Tipo... Nature morte. No, nature vivissime. Tipo, ha disegnato un suo progetto. Esatto. A parte progetto... la fabbrica e tutto, il discorso anche... Esatto, infatti ha progettato la cabina elettrica di alimentazione di Mandello, della Moto Guzzi. Ha progettato anche la Galleria del Vento. La famigerata Galleria del Vento. Esatto. E tra l'altro è stata la prima... La prima al mondo. Esatto, che una casa motociclistica avesse al suo interno una Galleria del Vento. Mi sta salendo il crestone, roba che uno va su Google, appena mette Galleria del Vento, in automatico dovrebbe uscire quella del Moto Guzzi, dovrebbe uscire. No. Esatto, no. Un po' così. No. Non pervenivo. Come mai? Non pervenivo. Se non sai come mai si chiama Tai e che vuoi sapere la Galleria del Vento. Vabbè, ma lo affrontiamo dopo quel discorso di burrascoso. E comunque, come stavo dicendo, Naco Guzzi soffriva il caldo. Questo per riconciliarmi il discorso, sì. No? Oltre che lavorare per suo fratello, d'estate gli piaceva andare in giro in moto. Allora, Carlo Guzzi era orientato per la sportività, per il mondo delle corse, mentre suo fratello era orientato per l'avventura, per il turismo. Il turismo. E allora lui spesso d'estate da solo faceva i suoi giri, ma gironi, anche all'estero. Danteschi. Esatto, gironi danteschi. Allora, vi racconto questa cosa, che è nata dal nulla, ha inventato una cosa molto importante su un componente di una moto che inventò Naco Guzzi, sì, proprio sulla sua pelle. In che occasione? Estate 1926, si recò in Romania d'estate, andò ai monti. I monti? Carpazzi. Ti aiuto io. Carpazzi, bravo, grazie. Dracula. Esatto. I Carpazzi, ragazzi. Dracula. Esatto. Dracula. A 500 km a nord di Bucarest. E allora cosa fa? Nel 26 col suo Sport 13. Il suo Sportster? Non è Sport 13. Avevo capito male. Ovviamente a quegli anni lì, sapete, le strade erano in condizioni molto pietose, peggio che di quelle di Pavia. Beh, dopo guerra. Salutiamo i neuroni. Ciao, di Pavia. Pavia e provincia. Allora, da Mandello partì, si recò per quanto riguarda su questi monti, fece la sua vacanza, tornando indietro, purtroppo le strade sollecitarono molto il telaio di questa moto e si ruppe all'altezza. Proprio sotto la sella, no? Sotto la sella, sì. Ovviamente Naco, con la sua tranquillità, col suo ingegno,
da buon ingegnere meccanico, era a migliaia di chilometri da Mandello, telefonato, venitemi a prendere, non, che... non ha telefonato, si è arrangiato da solo, una cosa bella da dire, ha prese delle camere d'aria, i budelli, due, tre, budelli, famoso budelli, famoso budelli dalla camera d'aria, no? Dal sercione, dalla bici o dalla moto, e cosa fa? In pratica armeneggia, no? Collega con queste camere d'aria la parte posteriore triangolare della sella con la parte interiore, facendo in pratica trasformando il telaio rigido in un telaio elastico, no? Un po' così. È un po' così. Un silent block. Infatti, infatti un silent block. Sì, mi hai parlato inglese. Non esiste l'italiano. Sadis budel. Mi messo il budel e basta, no? Oh. Okay. Sapete, con quel sistema lì ritornò. Te lo traduco, un blocco silenziato. Un blocco silenziato, esatto. Ritornò a Mandello, e questa è una cosa da dire: che quando si presentò all'interno dello stabilimento, il Naco vide suo fratello Carlo. E suo fratello gli dice: era ora che te sei arrivato, e lui gli rispose in dialetto: c'è da produrre. Carlo, te sei che la va ben più se la va più se venisci. Tra parentesi, per non gli addetti al lavoro, sai che così va molto meglio. E allora da lì, con questa genialata delle camere d'aria, nel 28 ideò la prima moto, la GT Norge, a sospensioni posteriori, che fu la prima moto al mondo ad avere ammortizzata, non più col telaio rigido. Quindi da quella sfiga, diciamo. Da quella sfiga lì. Italiano sfiga. Esatto. Da quella sfiga nasce questo brevetto qua. Concezione, diciamo, e infatti dopo due anni... Telaio motorista, diciamo, il telaio della motocicletta. Esatto. Ammorbidito, esatto, molleggiando tornò. Dicono che tornò molleggiando sulla sua moto. Nel 28 si misero sotto Carlo Guzzi, Giuseppe Gruzzi, con la progettazione fecero la GT 500 denominata Norge. E sapete, Carlo e Giuseppe, per dimostrare la potenzialità del loro mezzo, fecero un ride Mandello Capo Nord andata e ritorno con il mezzo per identificare la potenzialità e l'efficienza del mezzo. Fecero andata e ritorno, non so in quanti giorni, forse in un mese, non lo quanti so. Budelli? No, sono budelli, era la moto intera, era già stata brevettata. E niente, fece molto scalpore, molto pubblicità a favore di lui e della sua società. Beh, la forza di Guzzi era anche questo, no? Cosa? Che appunto loro si spingevano in queste loro avventure, in pubblicità, roba, sì, diciamo che erano anche lì, come abbiamo già detto, supportati da questo italianismo che era enfatizzato nel mondo. Sì, quello sì. Perché però, all'epoca, diciamo, si faceva. Però tante volte, tipo quell'altra volta si parlava del cavalletto centrale, no? Sì. Cioè, il cavalletto centrale, l'acceleratore a manopola, sì. Sono tutte cose che oggi sono scontate. Oggi sono scontate, ma che nascevano da dei necessità. Di necessità ne hanno fatto virtù. Certo. Questo telaio col blocco silenzioso. Un blocco silenzioso. Sì. Ma al di là di quello, un'altra innovazione fu quella della 8 cilindri. Esatto. Sì, sì. Parlavamo prima della galleria del vento, anni 50, giusto qua di là. Esatto. E viene fuori questo, è una opera d'arte. Mostro nel senso buono del termine, proprio un'opera d'arte, sì. Infatti, allora, l'8 cilindri è il primo motore inventato da Guzzi, come sapete, su una famoso moto razzo. Motocicletta. Esatto. Razzo. Velocità di punta? E 200, quasi 280 all'ora? 300. Sì, sì, quasi 280 all'ora. Era un razzo. Nel 55 era partito da 68 cavalli, poi ha migliorato, l'hanno portato a 72 cavalli. E cosa dire? Questo era un 8 cilindri a V trasversale di 90 gradi, doppio albiracami in testa, ok? Due valvole. Aveva questa particolarità: telaio, la culla, allora sotto era una doppia culla e sopra c'era una grossa trave con una sezione molto grossa. Ed era che ovviamente inglobata, essendo un tubo vuoto, esatto, per non lasciare lì c'era il tubo dentro vuoto. L'olio di lubrificazione e il refrigerante del raffreddamento a liquido, perché tra l'altro era d'acqua il motore, esatto, esatto. Guardate questo motore qua, se lo vedete, se andate al museo di Mandello e lo vedete dal vivo, la gente anche nel 2021 rimane stupita dell'architettura, della sua complessità. C'ha 8 carburatori da 21 mm incrociati a flauto, e scarici da 27 mm tutti indipendenti, 4 da una parte e 4 dall'altra, scarici. Sono 8
scarichi, scusate, ho sbagliato. Ma l'hai detto la spagnola? L'ho detto certo, la spagnola. Per i sudamericani. Alla greca. Cos'è la greca? E come comunque, sono olive, sono greche. Ha corso solamente 2 anni, perché poi sapete, nel 57 c'è stato il patto per quanto riguarda di astensione, grande errore, con Guzzi, Mondial e Gilera, che non corse più. E addirittura dopo l'8 cilindri c'era anche in programma di fare un 8 cilindri più piccolo ancora, il 350, ma andò tutto a cappotto. Però questo motore vi devo raccontare che ha stabilito diversi record, tipo? Su record a distanza, partenze da fermo, da 1 chilometro partendo da fermo ha avuto il record, sul miglio da fermo e anche sui 10 km da fermo. Li hanno fatti negli aeroporti di Montichiari a Brescia, mentre quello sui 10 km l'hanno fatto a Terracina. Okay? Vi volevo dire una curiosità. Sapete che questo emblematico motore, alla Guzzi, nel lontano 55-57, la costruzione dell'albero motore dell'8 cilindri... È un altro record questo, eh? È un altro record. Record di soldi. Cifra stratosferica, possiamo ammettere. Per i tempi, sì. 1 milione di lire del vecchio conio, che oggi, nel 2021, equivalgono a 40.000 euro. Con 40.000 euro ti potevi prendere 20 moto dell'epoca, o addirittura oggi vi potete prendere un Ducati Panigale V4R, tutta la moto equivale al costo dell'albero motore dell'8 cilindri. Questo per spiegarvi, ragazzi, come Guzzi in quel tempo a loro interessava correre e primeggiare sugli altri. Ma i soldi dove li prendevano a fare tutte queste cose qua? Cioè qui 1 milione di euro dove allo Stato non glieli dava, non lo so, sulle corse, non so. Cioè c'erano investitori. C'erano investitori, quello lì non so dirti. Perché loro erano in 3 in qua, quanti erano all'inizio in Guzzi? Allora, per quanto riguarda 4 erano i fondatori, poi ovviamente Ravelli è morto, sono andati avanti in 3, quindi Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e l'investitore Vittorio Emanuele. Ah, quindi c'era l'investitore? Parodi, che esatto. Infatti con 2.000 lire, con 2.000 lire avrà voluto dire, potevamo farlo anche noi, Tony, per 2.000 lire, cazzo, compravamo la Guzzi. Erano tanti soldi. Beh, 2.000 lire per aprire l'officina, poi per 100, aprire la società, se potesse avere 100 lire al mese, no? Ti ricordi, Tony? Tu. Esatto. Ma al di là di quello, adesso stiamo parlando, abbiamo parlato di una moto molto veloce, ritorniamo a una moto di tutti i giorni che veniva utilizzata, che ci il nostro inviato. Ah, sì. Piffio. Il meccanicamente in via Nazario Sauro al 9 a Corbano. Diciamo che è stata una delle prime moto che insomma andavano un po' a tutti. Il galletto. Ecco, anche ma avete notato questa successione di nomi da volatili? Bravo, hai ragione, Roby. Falcone. L'Astore distintivo, diciamo, hanno tenuto questa linea. Sì. Volevano andare sulla Lodola, Aerone, bravo. Aerone, Falcone, l'Astore, lo Stornello, Cardellino, bravo. Più erano grossi, più erano grossi gli uccelli. L'aquila è può essere quello. Esatto. Oppure perché volavano veloci, non so. Ma l'agilità, secondo me, può anche essere. Ma anche il discorso dell'agilità del andiamo sul galletto? Sì. Ciao Piffio. Ragazzi, ciao a tutti, sono Gianfranco di Meccanicamente. Sono qua per fare gli auguri alla Moto Guzzi, che compie 100 anni, e speriamo altri 100 anni di Moto Guzzi, visto che come marchio storico ha dato veramente, ha insegnato ad andare in moto a tante generazioni. E mi sono qua con un galletto, una moto, secondo me, uno scooter bellissimo, ruote alte, versatile. Si può andare in giro, ci poteva andare in giro in campagna, in montagna, al mare, si faceva una gita fuori porta, un picnic, anche perché dei postigli, questo qua si elimina e si può mettere su qualcos'altro come un cestino da picnic. Bella, versatile come moto, utile, piacevole. E che altro dire? Colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri a Vitale, che nella storia Moto Guzzi a Senago Motorbike hanno dato tanto, tanta Moto Guzzi a tutti, e che oggi non sta molto bene, ma sicuramente andrà tutto per il meglio. E che altro dire? Moto Guzzi, felici 100 anni. Che dire? 2 ore per fare 5 minuti, Bifio! Ma è vero che c'è stato anche un taglio di ulivo? Un taglio di ulivo perché siamo sotto quaresima, no? E giustamente il Bifio ha tagliato l'ulivo. Giusto.
Poi abbiamo pensato di fare una grigliata, perché siamo in Quaresima, giustamente, ed è venuta giù una nevicata. Neve, nevicato. Tutto quel giorno. Tutto in un mezzogiorno. Piffio, grazie di averci fatto vedere questo bellissimo esemplare. Sì, tra l'altro grazie, funzionante, perché lui adesso l'ha messo lì fermo, funziona, ma la moto funziona. Accesa, precisa. Bene, mi ha colpito molto il discorso della ruota di scorta E sarebbe una roba comoda. Faceva da paratia un po' per le gambe. Sì, no? Esatto. E poi anche per un discorso di sicurezza, in caso anche. Bravo, ma poi era tutto smontabile. Perché tu potevi smontare il pezzo in mezzo, diventava tipo uno scooter, cioè quando noi abbiamo buttato via le vespe, una mattina si sveglia un giapponese, fa il booster, hai capito? E dopo diventa il mezzo di trasporto degli anni 2000, lo scooter. Mi stai entrando nel campo minato? Eh sì, perché Lambretta e Vespa inventano lo scooter, noi li diamo attenzione agli indiani e ai cinesi, minato. Capito? Attenzione al campo minato, aiuto, perché è una domanda che mi sorge. E deve essere sempre collegato allo stesso proprietario della Moto Guzzi. Non lo so. Una cosa che mi sono sempre chiesto, caro Sapo, è che dico: l'Aquila di Mandello è talmente bella, la Guzzi è una moto talmente bella di qua di là, però io non ho mai visto questo grande merchandising. No, non c'è, certo, cioè non c'è, c'è poco. Ha costato, non so, perché te hai mai visto ha avuto l'Harley Davidson. Dimmi un film italiano dove c'è dentro la moto Guzzi. No, ce ne sono, però. Dimmene uno. Ah, quello italiano. Lì, sì, film italiano negli anni 60, lo sai, con Alberto Sordi che fa il Falcone. Esatto. Recenti, per quanto riguarda, sai, l'ispettore Callaghan in America. No, no, io parlo in Italia, siamo in Italia, abbiamo Cinecittà, sì, l'Augusta, la Griso l'Augusta usata da Tom Cruise. Sì, va bene, ok. Sì, sì. Cioè, capisci che lì è proprio mancato. È proprio mancata la come dire, una sorta di sponsorizzazione l'italianità. Sì, quello è vero. Sì, perché sembra quasi delle cose. Ah, le vendi di più all'estero che in Italia di Guzzi, Sì, sì, sì. E com'è che gli altri sono più furbi o sono più scemi? Beh, ma sono piccole cose, posso dire questa cosa qua, sono piccolissime cose. Quando tu parli di Guzzi in una trasmissione piccola ma orgogliosissima come la nostra, ottieni più, come si può dire, approvazione e più condivisione all'estero. Dall'estero, perché non sono amanti di Mondo Custom, di queste tre facce. No, sono amanti della Guzzi. Che è diverso. Che è diverso. Cioè, capisci che c'è più amore verso questo marchio dall'estero che piuttosto che. No, scusa, Tony, ma abbi pazienza. Ma adesso, al di là di quello che abbiamo fatto noi, ma in un mese di compleanno centenario, bravo. Perché, cioè, quando ha fatto il centenario dell'Harley, ha fatto il giro del mondo. Sì, sì. Quando è. Adesso Guzzi, che è una delle poche aziende italiane, sì, veramente italiana, l'unica. Cioè, voglio dire, non è l'unica, capito? Cioè, la Benelli ormai ce la siamo giocata, la Augusta ce la siamo giocata, la Ducati ce la giocata, c'è male la Guzzi. Quanto ne hanno parlato i media importanti? Quanto hai visto? 5 minuti su Studio Aperto? Non so, dimmelo tu. Sono canale 5 italiano. Che ti dicono, che ti dicono quello che puoi leggere su Wikipedia. Cioè, questi hanno preso un comunicato e nessuno ci ha messo del suo. Un giornalista sportivo che avesse parlato di. Io non l'ho visto. Meno male che siamo intervenuti noi, dai. Sì, abbiamo dato un minimo di spiraglio di luce alla pubblicità. Nel nostro piccolo, però, cosa siamo stati di pirla a parlarne per tre puntate? No, e ce ne sarebbe ancora da dire. Perché ogni volta che vai dentro scavi e ti fai fuori roba. Devi andare a cercare cose che sono invece cioè diversamente dal fatto di marchi stranieri. Vediamo adesso, non è guerra, attenzione all'Harley Davidson, però l'Harley Davidson, se tu digiti Harley Davidson su Google ti viene fuori. No, ma anche perché Guzzi ha avuto un excursus, sono andato dalle corse al turismo, no? Sì. Passando per l'enduro. Sì. Allora, negli anni dell'enduro una Dakar non l'hanno fatta, non c'erano soldi, vabbè, ma cacchio, ma fai un modello che è adeguato ai tempi, e non ci fu. Perché fecero l'NTX, ma arrivò dopo, poi concettualmente era, cioè, sbagliata, no? C'erano già i super tenere, c'erano già delle roba che andavi a suonare. Per cui capisci che è un po' come Lamborghini quando fece il canguro. Dove vai? Cosa ne vendi? Dagli stessi soldi compravi una moto che vinceva, cioè, capito? La Ducati è stata furba, la Cagiva ha portato a casa i risultati, vinse con un pilota francese. Però, vabbè. Tornando invece al discorso di come una moto, come la Guzzi, possa essere interpretata anche in altre maniere, abbiamo adesso un amico, Marino Arena, che bravo. Ci saluta, ci manda ciao Marino, e ci fa vedere la sua moto, la sua realizzazione. E poi riprendiamo il discorso dopo aver visto la moto di Marino. Salutiamo ciao Marino, Arianna. Ciao Arianna, ci abbiamo visto nell'altra puntata. Ciao Marino, ciao Arianna. A dopo.
Ciao a tutti ragazzi, sono Marino, questa è la mia inseparabile California Stone rivisitata da me con dei pezzi dell'850, verniciata dalla mia compagna Arianna Crippa. Volevo fare tanti auguri alla Moto Guzzi per 100 anni di emozioni che ci ha regalato. Ciao ragazzi. Adesso io voglio dire, hai visto Marino cosa ha costruito? Cioè, ha preso una moto moderna, no? Certo. E l'ha messa a retro perché lui piace il modello retro, bello, no? Che sono i modelli che hanno fatto la storia della Moto Guzzi. Sì. Ora io dico, alla Moto Guzzi cosa mancava per fare una roba così? No, niente. Potevano farla loro, no? Niente. Cioè, mettila sul commercio una moto del genere. Falla come vuoi, ma voglio dire, hai l'affidabilità che ormai è consolidata, sì, di un motore, sì, che funziona, la frenata giusta che vabbè, al di là dell'integrale, l'ABS, l'iniezione, cioè, il catalizzato, tutto, no? E poi tu fondamentalmente cosa vuoi? Vuoi vedere una roba anni 60 col parafango cromato, con la freccia di un certo tipo, una sella magari, certo, cioè capito? Quell'idea lì, perché vintage, non la fai? Con in America, moderna, cioè, moderna. Ci sono delle aziende che costruiscono le macchine nuove, le smontano, te le fanno diventare come le vecchie, perché fondamentalmente tu vuoi vedere fuori. Sì, esteticamente voglio il vintage. Diciamo. Con la tecnologia. Perché secondo te, se domani mattina tu prendi una Giulietta e la rimetti come con tutte, non la vendi? La vendi, sì. Secondo te non la vendi la Giulietta? Bel GT Junior, certo, vedi no, certo, come fallo con un 1.400 iniezione, certo, catalizzato, Euro, certo, 6, quello che vuoi, certo, ibrido, chiamalo, certo, cioè, cazzo, come andava, quella roba lì funziona, è rimasto un segno, vuoi nella nostra generazione, certo, vuoi nel come dire, nel ricordo popolare degli anni buoni che... Anche perché una volta, c'è da dire una cosa, no, ritornando, Sapo mi darà ragione, parlando quindi, quando parlavi prima di Naco Guzzi che andò, sì, fino in Romania, no? Che i motociclisti si sporcavano. No, tu devi essere un meccanico, devi a monte. Essere un meccanico a monte, cioè, a monte. Cioè, devi sapere la meccanica, perché se tu ti ricordi le moto ancora prima, e dovevi cicchettargli l'olio dentro ogni, sì, tanto, perché se no si chiedavano le valvole, sì, e il cicchetto al carburatore se no non partiva, e dovevi dargli l'anticipo con la manovella, perché poi dopo quando era calda sposta, cioè devi essere un però meccanico. Però nessuno vieta a nessuno di dire faccio una moto come quella di Marino, vintage, però, certo, con le come si tecnologia, dire, con la tecnologia con quello che oggi ti chiede il mercato, perché poi la gente vuole anche l'avviamento elettrico, dagli una pedivella, ma gli dai la pedivella e l'avviamento elettrico, te magari non la usi, però ti piace sapere che ce l'hai lì. Sì, è vero, ci un po' come la tua Diana, no? La custom, la 1.400, sì, custom. Sì, io ho fatto una customizzazione, sì, non retro, però. E tu l'hai portata anche sul banco prova. Sì. Raccontaci quella del motociclismo. Sì. Sì, niente, perché ho fatto insieme al mio amico Flavio, che è il mio collaboratore tecnico per quanto riguarda la provincia di Brescia. Lo vogliamo salutare. Ciao Flavio, un grande abbraccio, che senza di te la nostra Diana non avrebbe avuto questi risultati, carissimo amico. E allora niente, la portai qua a Pero, nella sede di motociclismo. Dopo l'investimento fatto, volevamo vedere se avevamo buttato i soldi. I soldi o meno, certo. E niente, c'è un articolo che mi hanno fatto un'intervista. Tu cosa hai fatto fondamentalmente? Ma niente, lì, ovviamente ho fatto dei lavori soft, non hard, nel senso su alesoaggio, corsa, ribassamento testa, cioè ho migliorato l'aspirazione, il reparto di alimentazione e di scarico. Abbiamo utilizzati degli additivi anti... Gli hai bucato la marmitta? No, proprio sostituita. Abbiamo utilizzato degli additivi di nanotecnologia per un maggior scorrimento. Abbiamo guadagnato al banco, nei confronti di una moto originale, circa 6 cavalli netti alla ruota, ma abbiamo lavorato tanto, guadagnato sulla coppia. Com'è la storia dell'Olgiati? Dell'Olgiati, sì, niente, siccome eravamo lì al banco prova, ci siamo conosciuti, e Tarcisio Olgiati mi fa: siccome ti vedo che sei un tipo molto timido, guarda, ti chiamo un giornalista, ti faccio l'intervista. E allora mi ha fatto l'intervista ed è uscito questo articolo relativo all'elaborazione fatta per primo in Italia sulla 1.400 custom, ecco, certo, e ne vado orgoglioso, tutto qua. Quindi un'altra medaglia su questo grande... Però capisci, anche lì, no? tu da comune mortale prendi e metti mano a una moto moderna, cioè vuol dire non hai bisogno di un mega computer che entra dentro, che fa, che dice, cioè c'è ancora questa, certo, libertà, no? E sta cosa qua perché non è stata sfruttata? Capisci? Cioè, non è da tutte le moto, non è che vai lì, tu tocchi e fai le modifiche, capito? Non lo so, certe scelte veramente, secondo me, fatte di
quasi di, per lasciare proprio indietro le come si può dire, della 1004, no, voglio dire, adesso non la fanno, capisci? Più, che secondo me è un errore, secondo sì. me, che io non sono un guzzista, secondo me è un errore non produrre più questa moto. Quante ne facevano l'anno di queste moto? Quante ne venivano prodotte? Allora, come ti dico, io ho dei dati ufficiali che dal 2012 fino agli inizi del Covid, tutti i modelli, cioè quindi 8 anni. Il mondo siamo all'incirca su 5.000 immatricolazioni vendute e basta, tutto il mondo. E vi dirò di più, che all'estero si vende generalmente, cioè 4.008 ne ha venduto all'estero e 200 in Italia, no un po' di più, no, l'85. Fai l'85% all'estero e il 15% in Italia, quindi su 5.000 sì, circa un 750-800 in Italia, 4.002 all'estero, capito? Cioè, te rendi conto? Sì, purtroppo i numeri lì, no, anche perché se tu anche perché se tu cerchi una moto custom, no, uno pensa, non so, all'Harley, no, dire, ma l'alternativa cos'hai? BMW ha provato a farne una, l'hanno fatta, l'hanno tolta, perché hanno detto, ragazzi, non è il nostro pane, la san perde, andiamo avanti con l'enduro, sì, col custom, no? Quelle delle premesse, adesso ci stanno ritentando, ho capito, sai, vabbè, ma adesso butto sul caffè resta, no, ho capito, ma è un altro settore. Sì. Tu in Italia c'hai una moto, cioè negli anni 80 la gente comprava il California 2, il California, ci andavano in giro, capito? Il 2, il 3, lo Special, il Titanium. Tu hai detto adesso BMW, come l'Harley Davidson, ha un, come si può dire, un merchandising pazzesco, no? Beh, loro hanno tutte caschi, quelle cose lì. Sì, vai in concessionario. Io la butto così, la butto proprio così. Sì. Ma quanto erano belli sti piloti sulle moto Guzzi? L'altra volta abbiamo parlato di Omo Bono Tenni, no? Sì. Con questi tutte nere, sì, gli occhialoni. Ma tu lavora su quel vintage lì anche per quanto riguarda il merchandising, l'abbigliamento. Riporta indietro e uno magari si affeziona un pochino di più. Secondo me entra un discorso politico lì. Secondo me è solo una questione politica il fatto di. Non voglio essere di parte, ma. Senza fare nomi e cognomi. Esatto, okay. Però lì c'è un ritorno, hai capito, che non è toccabile. Perché perché la Guzzi è diventata famosa anche? Perché negli anni lo Stato alla Guzzi dava il merito di essere una moto italiana prodotta in Italia, che andava nel mondo, vinceva, faceva i record, certo, portava a casa il risultato. Hai capito? Fino a quando ha vinto. Oggi, se la Guzzi vincesse qualcosa, cosa fai? Ti trovi un trafiletto sulla Gazzetta del Calcio, perché non è la Gazzetta dello Sport, sì, no? Dove dice cosa fa? Niente. Zero. Non ne parlo nel centenario, di cosa vuoi parlare? Ragazzi, negli anni quando corse, dal 21 al 57, ha fatto 3.332 vittorie, te capisci? 11 TT e 14 mondiali. Non so quante aziende al mondo possono dire una roba del genere. Posso raccontare un palmarès così, ma stai scherzando? Non ce n'è. No. Eppure noi cosa facciamo? No, noi nel senso. No, in generale. L'italiano che guarda sempre. Com'è che c'è la definizione esterofobo? No, esterofilo. No, filo. Esatto. Esterofilo. Scusate, l'ho sbagliata. Che veramente è a livelli cronici. Esatto, sì. È una cancrena. Le erbe del vicino è sempre più buona, no? Esatto. Quello sicuro, però tante volte io direi di dire, vabbè, vogliamo chiuderla così. Se andiamo a guardare che automobili abbiamo, sì, non stiamo guidando. Io non ho un'italiana, io non ho mai avuto un'italiana io. Io l'ho avuta una Fiat, un paio di Fiat. No, sì, ho avuto la Fiat Tipo. Sì, però cosa avviene? Avviene che ti ritrovi con una macchina che alla fine è, ma non è perché era italiana, no è proprio brutto. Erano brutte, soprattutto poi le Fiat degli anni, io ti sto parlando di quelle della anni 80-90, certo. Non ce n'era una la bella, la Duna, il periodo 1, no, la Ritmo, forse io, avendo la Ritmo era già più bellina, capito? Ma la Regata, ma vedi, ma lì ma tu prendevi un Bertone, gli facevi fare una macchina, non poteva essere brutta, e non fai più l'Argenta, allora tu non hai capito niente, cioè capito? Cioè, quella moto lì doveva essere. Sì, gliela dai a uno stilista dell'auto, te la migliorava. No, non dimentichiamoci che la Golf, la Fiat l'ha bocciata e l'ha data a Volkswagen. Cioè, Volkswagen. Giugiaro l'ha fatta per Fiat. Fiat ha detto no, non funzionerà. Siamo alla Golf numero? Ho perso il conto. Perché poi c'è anche questa cosa, senza no? Di cambiare che gli altri continuano con un nome e continuano una Passat, e noi Golf, sempre. E invece noi continuiamo a fare novità, no? Novità ogni sei mesi per dopo dimenticarsi quello che è dietro. Cioè, l'appassionato Guzzi non lo fedelizzi. La devi chiamare come ha fatto la Guzzi. Ha fatto bene, nel senso. Ha fatto California. California deve essere, devi andare avanti con quel nome lì. 40 anni, anzi quest'anno era il 50° anniversario, però purtroppo non è più in produzione.
A favore di tre modelli, appunto. Con un motore. Quanti motori? L'850. L'850. Ah, solo l'850. Esatto, hanno abbandonato il 700, il 750, non lo fanno più, perché prima c'era il V7 750. Adesso con che funzionava bene. Che funzionava. Hanno fatto il V7 850. E niente, c'è il V9 e il TT, tutti con la stessa motorizzazione, abbandonato il 1.4 per il discorso non rispettava la normativa Euro 4, che anche Euro lì, 5 che anche lì, voglio dire, lasciamo perdere, falla come vuoi, cioè, certo. Dov'è il problema? Il allora, la base sta nel volere, no? nel volere. Non era la loro priorità. Vabbè, diciamo io così. Dico solo una cosa, che siamo arrivati al termine. Sì. Facciamo questo saluto. Terzo appuntamento bellissimo sulla Moto Guzzi, almeno a noi è piaciuto parlare di ce ne sarebbe ancora da dire, eh? E non è detto che non lo faremo. E non è detto, perché non lo facciamo tanto per, come si può dire, per il centunesimo. Per fare. Centunesimo. No, però ci vediamo una volta all'anno. Una volta all'anno come il Natale. Okay, dai. Sai, però il discorso di parlare di... A me riempie di orgoglio la... Sì, ci fa orgoglioni questa cosa. No, orgoglioso. Orgoglioso di parlare, okay. Soprattutto poi della Guzzi. Niente, ma anche perché tu poi con la Guzzi insomma c'hai un feeling, feeling. Ma no, esatto. Non solo per quello, quando scrivi una canzone è come se l'avessi dedicata a una bella donna. Anche lì, no? Quante canzoni hanno dedicato alla Moto Guzzi? Forse un paio. Chi? Non lo so. Non lo so perché non c'è. Magari l'hanno nominata. Non c'è, Tony, non c'è. Non c'è. Sei grande. Non c'è. Grazie allora. Grazie, hai capito? Un pubblico fantastico. Con questa vi salutiamo. Devi fare i saluti? Sì. Ah, è vero. Veloce. I saluti del sapo, giusto? Ciao Stefano, ciao Baltieri e un caloroso saluto a te Flavio Zennaro, la mia spalla destra dalla provincia di Brescia. Alla prossima, ci sentiamo. Ciao Flavio, grazie. Tu volevi salutare chi? Qualcuno? Nessuno, io sono sociale. Sono a posto. Lui è a posto così. Sì, tranquillo. Io invece volevo salutare voi neuroni e dirvi di non rompere mai il contatto, mi raccomando, perché nel prossimo lunedì, anzi dalla prossima settimana, perché non sappiamo ancora i giorni, sì, ma ci arriveranno, ci saranno comunicati, ma tanto sul giornale, su Facebook e quelle robe lì ci siamo. Chi ci ama ci segue. Esatto, chi ci ama ci segue, stommazzate e vi portiamo sul ring. Ragazzi, a ciao, presto. Roni, a alla presto. Prossima. Ciao a tutti. Ciao. E buona Guzzi a tutti. Ciao, ciao, forza Guzzi, ciao. Euro TV presenta Castommazzate, la prima serie televisiva sul wrestling 100% italiana, con gli atleti della TCW pronti a farvi divertire con colpi legali, colpi proibiti e colpi di teatro. Azione! In uno scontro epocale tra due generazioni di lottatori a confronto, il passato inquinante e fumoso dell'AT si scontrerà con il futuro verde e pulito dei millennials e sarà presente nel vostro televisore da questa settimana. Stessi canali, stessi orari di Mondo Custom. Custom Mazzate, il wrestling che non implica altre persone.